rischio biologico, il coronavirus spiegato agli alunni. Si è concluso nei giorni scorsi il percorso di formazione nei quattro plessi Scauda, Orsi, Conte e Scaramella dell'Istituto Falcone Scauda di Torre del Greco. Gli esperti formatori dell'INAIL, la dottoressa Cozzolino, la dottoressa Sorrentino, il dottor Perone Pacifico e il dottor Crisci hanno guidato gli alunni delle classi quarta e quinta della primaria e delle classi prime della secondaria alla conoscenza dei rischi biologici e in particolare del coronavirus, approfondendo anche i diversi tipi di vaccino. Nelle giornate conclusive, gli studenti hanno mostrato ai genitori intervenuti e al dirigente scolastico Maria José abilitato i loro lavori, cartelloni, video, PowerPoint e creazioni originali, come cappellini a forma di Covid e il libro quadro incentrato sulla storia della pandemia. I ragazzi delle quarte hanno presentato i loro lavori. Tra i vari lavori vi è stato questo compito di realtà, come noi chiamiamo adesso nel mondo della scuola, no? Per verificare il raggiungimento di competenze, perché abbiamo l'apporto delle conoscenze, la maturazione delle abilità, ma poi tutto si deve trasformare in competenze. Competenze che hanno una ricaduta nella scuola, nella famiglia, nella società. Da tempo ormai l'Istituto ha siglato una stretta collaborazione con l'INAIL e ogni anno scolastico avvicina gli alunni alla conoscenza dei rischi e dei pericoli a casa, a scuola, sul lavoro e soprattutto alla loro prevenzione attraverso l'acquisizione di comportamenti corretti. Ciò che abbiamo vissuto ha modificato le nostre vite proprio nel futuro e quindi di tutto questo noi dobbiamo essere consapevoli, coscienti, in modo da poter essere, come recita la Costituzione, come recitano gli ordinamenti della scuola, buoni cittadini, cittadini protagonisti, cittadini attivi. Una collaborazione veramente consolidata e io tengo molto. Voglio ringraziare il Collegio dei Docenti che ha condiviso la realizzazione di questo progetto e i docenti che hanno reso possibile questa esperienza ai nostri giovani. Voglio ringraziare, mi dovete, la nostra coordinatrice funzione strumentale, donna e docente in gambissima e vitale, vitalissima, la nostra Maria Fusco, che veramente ci permette di realizzare tante cose, le mamme che sono qui, qualche papà, la nostra documentatrice, e tutti coloro che comunque rendono fattibile il progetto della scuola, soprattutto i nostri ragazzi. Negli ultimi due anni l'attenzione è stata rivolta al coronavirus, che ha cambiato profondamente le abitudini di tutti. Noi collaboriamo con la scuola Medellina già da diversi anni e di volta in volta a tavolino decidiamo gli argomenti da trattare, quelli che sono in quel momento più importanti o che riteniamo siano più importanti. Purtroppo negli ultimi due anni scolastici l'argomento principale è risultato essere il coronavirus e anche in questo caso noi abbiamo trattato, noi in linea di ricerca, anche in questo caso come rischio biologico, perché noi parliamo di vari rischi chimico, rischio elettrico, rischio biologico. Lavorare e collaborare con questa scuola è veramente per noi, tutta la squadra, è veramente molto gratificante perché vediamo l'entusiasmo che non sempre c'è, perché ci sono argomenti diciamo più simpatici e argomenti invece forse un po' meno simpatici. Quando iniziamo a parlare delle scuole, dei vari rischio elettrico, rischio chimico, rischio da caduta, cioè diventa un po' darboso, diciamo, l'argomento. Invece, devo essere onesta, in questa scuola l'entusiasmo a partire dalla dirigente scolastica, che a pioggia poi coinvolge veramente tutto il corpo docente e anche altrettanto poi ricade sui ragazzi, questo entusiasmo veramente è encomiabile e perciò lavorare con loro è meraviglioso.